Ciascuno di noi ha nel cuore il desiderio di realizzare qualcosa di bello e di buono per sé e per la realtà che lo circonda, ma se questo desiderio non si trasforma in sogno collettivo, la nostra realtà non può cambiare. Con queste parole il vescovo di Fano, Fossombrone, Cagli-Pergola, Armando Trasarti, ha aperto la lettera di auguri alla città in occasione del Santo Natale. Un messaggio di fede e speranza che Sua Eccellenza ha inviato per queste festività segnate da due esigenze, la salute e l'economia. Mai come ora, si legge nella lettera, abbiamo bisogno di gettare il cuore oltre l'ostacolo, di guardare ad un orizzonte più ampio e pensare a grandi ideali per ripartire con nuovo slancio nella costruzione di un bene comune. Si è persa la coesione sociale, ha detto il vescovo, il dilagare dell'individualismo e la difficoltà di pensare insieme desta forti preoccupazioni soprattutto sul destino dei giovani. La sfida del futuro deve riguardarci e impegnarci insieme per il bene delle persone e della comunità. Il ritorno del Natale, prosegue Trasarti, può anche generare noia e fastidio se manca di senso, non accende un certo stupore, non apre alla speranza. Torniamo alle radici, consiglia il vescovo. Riscoprire e riaffermare i veri significati della festa, che sono quelli cristiani. La nascita di Gesù, che è abbraccio tra giustizia e verità, è incontro fecondo tra cielo e terra, è promessa di pace e di vita piena. Insomma, Lui è venuto a far risplendere la nostra umanità in tutta la sua bellezza. La speranza non muore e la suggerisce. Sostiene personalmente il Natale, che celebra la nascita del Figlio di Dio tra noi. Gesù non è venuto a cambiare magicamente le cose, ma ad offrirci l'energia, la pazienza, la costanza per cambiarle. Vorrei che sotto l'albero di Natale delle nostre città ci fosse il regalo della speranza, ha aggiunto. Ricordiamoci del senso di accoglienza che esisteva un tempo e costruiamo il nostro domani su ciò che siamo in grado di essere e di fare. Trasarti poi ha rivolto un augurio particolare alle mamme, ai papà, ai giovani e agli anziani che sono pronti a consolare, a sorridere e a non abbattersi di fronte a nulla. Auguri indirizzati anche a chi ha perso il lavoro e a chi, con grande impegno, lo procura molti. Buon Natale, conclude nella lettera, a chi non ha motivi per sorridere ma sa bene che dopo la notte più buia il sole sorge più caldo che mai. Buon Natale a chi queste città le ama in maniera incondizionata, senza se e senza ma, ed è pronto ad attuare ogni sforzo possibile per renderle città di tutti.